Un tragico incidente ha colpito la cabinovia di Tunuktepe ad Antalya, nel sud della Turchia, causando la morte di una persona, mentre altre 10 sono rimaste ferite, compresi due bambini. La vittima è un uomo di 54 anni. Secondo i media locali, venerdì alle 18 una cabina piena si è schiantata contro un palo, facendo crollare il pavimento e facendo precipitare i passeggeri nel vuoto. Questa cabinovia è popolare e conduce a un punto panoramico sopra una nota località balneare. Il ministro della Sanità turco, Fahrettin Koca, citato dall'agenzia di stampa Anadolu, ha dichiarato che i passeggeri sono caduti a terra dopo lo schianto. Più di un centinaio di persone sono rimaste bloccate per ore nelle cabine a decine di metri d'altezza, mentre i tecnici tentavano di ripristinare il sistema. Elicotteri con dispositivi per la visione notturna sono stati mobilitati per salvare le persone intrappolate nelle cabine della funivia. La comunità turca è stata scossa da questo tragico evento, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente e sulla sicurezza della cabinovia.